Tuo padre lo odierà a prima vista. È più intelligente di lui ed è nero. È la persona con cui voglio passare il resto della mia vita. Ma sei impazzito? Bianca, inglese, ed è la figlia di un commerciante. Mio nonno era un re. Io sono il suo erede. Ho il dovere di tornare in patria dal mio popolo, ma non riuscirò mai a fare qualcosa di buono se ora lascio il mio cuore qui. Se sceglie di sposare il leader di una nazione africana, lei sarà responsabile del declino dell'impero britannico in Africa. Non ha alcuna vergogna? Per 20 anni ti abbiamo preparato perché diventassi re e tu ora mi fai questo. Quanto ci vorrà perché la polvere del villaggio le finisca negli occhi? Chi crede che la accetterà? Io sono pronto a servirvi! Perché io amo il mio popolo! Amo questa terra! Ma amo anche mia moglie! La nostra conclusione è che lei debba essere esiliato. Io appartengo al mio popolo. Signor Primo Ministro, il mondo la osserva. Nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso. Quella donna è più forte di quanto pensassimo. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino! È tempo! A United Kingdom, l'amore che ha cambiato la storia. Dal 2 febbraio al cinema. Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margherita Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!